Io ho preparato un ragionamento che coinvolgerà la cultura, il rapporto tra cultura ed economia, il nostro paese e quello che potremmo fare. Sì, più in alto, sì. Scusate, sembrerà che la prendo un po' alla larga, ma in effetti poi arriverò ai punti abbastanza rapidamente. Per quanto riguarda le domande, va benissimo ovviamente ricevere via mail, come immaginerete, ricevo in continuazione, però mi fa più piacere se dopo qualcuno mi fornisce, non c'è neanche dietro, mi fa più piacere ricevere direttamente, compatibilmente con i tempi che vi siete dati, che ci siamo. Allora, partiamo dalla fine della prima guerra mondiale. Dove sono gli eventi più importanti? Il primo, gli accordi di Bruxelles, chiamiamoli accordi, trattato di Versailles, perché poi, come tutti voi sapete, porterà alla seconda guerra mondiale. Sappiamo quello che è successo alla Germania, eccetera, eccetera. I fascisti, i nazisti, e via eccetera. La seconda cosa è studiata soprattutto negli Stati Uniti d'America, tra le mie primissime pubblicazioni 35 anni fa, c'è questa ricerca sugli anni 20 negli Stati Uniti, cioè questa crescita, diciamo così, esponenziale della produttività del lavoro e della tecnologia, mentre i salari non crescevano più tanto. C'era una feroce lotta antisindacale tra open shops, cioè fabbriche, imprese che non ammettevano i sindacati, e closed shops, che erano invece quelli che ammettevano la presenza dei sindacati. Il risultato finale è che questa grande capacità produttiva non trova sufficiente domanda, perché gli stipendi e i salari crescono, ma non così tanto da corrispondere ad un livello della domanda di consumi, soprattutto di massa, adeguata alla capacità produttiva. E viene fuori la crisi del 29. La crisi del 29 nasce da questa discrepanza tra capacità produttive, che sono cresciute enormemente, e capacità di acquisto, che non è cresciuta abbastanza. Questo ovviamente determina una caduta dei rendimenti dei titoli quotati in borsa, e come si riducono i rendimenti, gli speculatori lasciano la speculazione al rialzo, comincia la speculazione al ribasso. La vicenda degli anni 30 e 40 la conoscete, e soprattutto ci ricordiamo, questo è importante, la centralità, la nullità dello Stato, che non è più semplicisticamente luogo di riferimento delle classi dominanti, ma cerca di allargarsi. Politiche di deficit spending, che sicuramente Gennaro Zetta vi avrà accennato. Si arriva, come abbiamo detto, alla seconda guerra mondiale, che poi è anche la soluzione paradossalmente dei problemi dell'economia, perché con la guerra il sistema capitalistico raggiunge facilmente la piena occupazione, quindi la situazione anche di tensione sui prezzi, ma adesso questo aspetto teorico non ci interessa. Quello che ci interessa è che poi la guerra si conclude con gli accordi di Yalta e quindi di Bretton Woods. Bretton Woods inaugura una epoca di grande sviluppo economico, che dura circa o più di 30 anni a secondo dei vari paesi, con alcune ombre però. Scusate, devo lanciare qui. Mettici il microfono in tasca. Ah, il microfono. Vabbè, no, ma è lungo il filo. Cioè, no, ma in tasca il microfono, casca. Allora, prima che la grande intuizione degli accordi di Bretton Woods non è tanto riguardo alla moneta, perché riguardo alla moneta era chiaro che si doveva arrivare ad un regime, quello che voleva Keynes, che di sganciamento totale della moneta dall'oro, quindi la cosiddetta moneta sovrana.
Bretton Woods invece fa un compromesso e questo ovviamente ha causato tanti mal di pancia a Lord Keynes, anzi si dice che ne sia morto per questo tradimento, perché in pratica invece gli accordi di Bretton Woods prevedono un agganciamento della principale moneta di riserva in qualche modo all'euro, che consente, aspetto positivo probabilmente, una stabilità dei cambi internazionali per questo 35 anni di sviluppo. Ma il punto più importante accolto da Bretton Woods è un altro, e cioè l'idea che i singoli paesi, i quali devono svilupparsi dal punto di vista industriale, possano vedere finanziata la propria bilancia dei pagamenti, cioè le proprie importazioni necessarie allo sviluppo industriale, cioè rendersi autonomi, eccetera, eccetera, grazie a questo Fondo Monetario Internazionale. Questa è la missione del Fondo Monetario Internazionale. È un'intuizione importantissima perché poi, come dimostrerà Fitoussi alle soglie dell'attuale crisi, invece quando si è abbandonato questo sistema per dire che ciascun paese deve finanziare per essere responsabile della propria bilancia dei pagamenti, poi lo diremo dopo, chiaramente si è in una situazione di insostenibilità del sistema complessivo economico, mentre invece se alcuni paesi vengono aiutati e aiutano il sistema, diciamo, ha una sua sostenibilità. Ma subito dopo gli accordi di Bretton Woods questa grande intuizione viene tradita. E invece di venire finanziate le importazioni degli strumentali finalizzati a dotare i paesi di una struttura industriale, viene finanziato qualunque disavanzo della bilancia dei pagamenti, purché il paese che riceve il beneficio sia in linea con i desideri degli Stati Uniti d'America. Questa è perché ciò apre ovviamente alla speculazione finanziaria, questo è il primo passaggio di quello che poi sarà la crisi che succederà dopo. Il 15 agosto del 1971, anche per tutte le problematiche messe e connesse con l'andamento della guerra in Vietnam, il Presidente degli Stati Uniti d'America annuncia che l'oro sarà sganciato dal dollaro. In pratica non abolisce la convertibilità per i non residenti della moneta, che significa in realtà, dal nostro punto di vista, rendere la moneta finalmente vera, libera, non ha più bisogno di avere agganci da qualche parte. Ovviamente la moneta deve essere sostenuta o dalla forza delle armi o dalla fiducia dei consumatori, degli utenti, delle famiglie, tutti quanti, perché ad essa corrispondono beni e servizi concretamente disponibili. Questo è il senso della moneta moderna e anche della sovranità monetaria, che se uno emette della moneta, Stato o un singolo cittadino, ma non c'è dietro una credibilità produttiva, questa moneta non sarà accettata, se non appunto con la forza, non sarà accettata liberamente, non può neanche alla lunga essere imposta dagli stati perché non vi corrispondono bene i servizi adeguati. Ma oggi, sicuramente verrà accennato Gennaio in precedenza, oggi le capacità produttive dell'umanità sono tali che questo problema non si pone. Vedete che vengono autorizzati mezzi monetari che sono monetari perché a volte sono titoli con dei tassi di interesse ma inferiori a quello di inflazione, quindi è come se per migliaia e miliardi di dollari, lo troveremo su questo punto, e non scoppia nessuna iperinflazione. In passato invece ci spiegavano i grandi professori del monetarismo e del liberismo che ad ogni emissione monetaria si svalutava la moneta, e non è assolutamente né vero né dimostrato questo passaggio. Quell'economia di sviluppo che domina la scena fino agli anni 70 è un'economia dominata ancora dai costi decrescenti, e questo è un punto fondamentale. Costi decrescenti significa fondamentalmente che da una parte ci sono gli oligopoli, è difficile per i nuovi operatori essere competitivi, cioè entrare sul mercato, quindi i mercati sono fondamentalmente chiusi,
In compenso si possono pagare altri salari pur non sacrificando i profitti, perché se i costi sono decrescenti basta aumentare le quantità produttive, quindi lo Stato aumentando la sua spesa fa aumentare la domanda e stimola l'aumento della capacità produttiva. Se i costi sono decrescenti, continuano i salari a crescere, i profitti a essere confermati e si creano risorse attraverso la tassazione per lo Stato che in parte spende quello che ricava dalla tassazione, in parte può indebitarsi secondo delle circostanze per sostenere l'economia. Quando la crescita delle capacità produttive supera quella della domanda trainata dai privati, quindi salari, stipendi e consumo in generale, lo Stato può spendere in disavanzo anche emettendo moneta o titoli a basso tasso di interesse, stimola quindi la domanda, fa crescere la domanda anche per consumi e crea redditi e l'economia si riprende. In questo modo dagli anni 40 agli anni 70 non abbiamo avuto vere e proprie crisi come quelle che conosceremo in seguito con il cambio del governo. Costo decrescente quindi è compatibile con un sistema democratico, è buona la presenza dei sindacati, è accettabile la presenza dei sindacati, è accettabile che cresca la classe media e che si imponga nei modelli anche culturali, è accettabile che la cosiddetta classe operaria diventa classe media, quindi c'è anche una certa mobilità sociale. Nel corso degli anni 70 succedono dei cambiamenti, perché lo stesso sviluppo culturale porta ad una diversificazione della domanda. Cioè i consumatori non si accontentano più di qualsiasi prodotto, macchine, vestiti, cibo, eccetera, ma vogliono decidere tipologie specifiche. Nasce quindi una segmentazione della domanda che mette in difficoltà la linearità della crescita delle dimensioni di impresa e degli oligopoli, che erano caratterizzati, come ho già detto, dai costi decrescenti, e si comincia a segmentare la situazione. Quindi alcuni costi possono crescere, conseguentemente entrano in campo nuovi concorrenti, nuove imprese. Ma questa segmentazione della domanda determina anche un grande cambiamento da parte delle imprese nella domanda di lavoro. Questo è fondamentale, perché fino agli anni 70 il 95% della domanda di lavoro riguardava operai semplici, per capirci operai a catena di montaggio. Dopo gli anni 70 invece dal 5 al 10, al 15, al 20 fino al 40% della domanda di lavoro da parte delle imprese è costituita da operai qualificati, quadri, professioni intermedie, outsourcing, consulenze e lavoro anche intellettuale ovviamente più qualificato. Questo che cosa determina? Determina una conseguenza fondamentale, che quando in occasione di una situazione, diciamo, di crisi, un inizio di crisi, lo Stato aumenta la spesa, non è detto che le imprese possano trovare le figure professionali di cui hanno bisogno. Cioè, mentre in precedenza era sostanzialmente automatico che quando crescevano le scorte, i magazzini, se poi dico qualcosa che magari dopo mi fate domande, crescevano le scorte e i magazzini, allora si dichiarava la crisi di un'azienda, si metteva in cassa integrazione dei lavoratori, lo Stato spendeva, assumeva magari anche nella pubblica amministrazione, questo faceva aumentare la domanda, il magazzino si riaccorciava, si ricominciava pure, si riassumeva i lavoratori, ma erano sempre quelli che entravano e uscivano dalla produzione ed erano operai semplici, operati a catena di montaggio prevalentemente. Adesso, con il cambiamento stimolato dai mutamenti culturali dovuti alla rivoluzione degli anni 60 e parte degli anni 70, invece non è detto che chi esce possa rientrare in produzione, e soprattutto è quasi sicuro che la successiva domanda di lavoratori da parte delle imprese riguardi figure professionali diverse rispetto alla precedente.
E poi c'è un altro elemento fondamentale, che a differenza del modello keynesiano classico, l'economia mondiale con gli anni 70 si apre di più. Quindi quando ad ulteriore aggravio delle conseguenze di un aumento della spesa pubblica, anche quelle riguardanti appunto il mercato del lavoro, quando lo Stato aumenta la spesa finalizzata a far crescere attraverso il classico meccanismo del moltiplicatore la domanda ai consumi e investimenti, non è detto che questa non si scarichi sulle importazioni, per cui si creavano situazioni già durante gli anni 70 per cui l'aumento della spesa pubblica non serviva per risolvere i disoccupati e stimolare la domanda interna, ma stimolare le importazioni, di qui l'aggravio del cosiddetto vincolo estero. E siccome una economia da costi decrescenti era un'economia in cui era fortemente plausibile la presenza di un sistema democratico, i cosiddetti modelli liberisti che erano contrari alla spesa pubblica, soprattutto in disavanzo, ma anche alla spesa pubblica in generale, proponevano riduzioni delle tasse, che poi vedremo come politiche falliranno successivamente, ma intanto questo era, e soprattutto richiedevano, questo è il passaggio sottolineato soprattutto da Fitoussi, richiedevano ai singoli stati di essere responsabili essi stessi nel loro isolamento della propria bilancia dei pagamenti. Quindi, con la fine degli anni 70, se uno Stato non riusciva ad esportare in valore quanto importava, doveva offrire titoli al mercato a tassi di interesse crescenti. Contemporaneamente, qui veniamo in particolare all'inizio degli anni 80 al caso italiano, per togliere alla classe politica considerata corrotta e clientelare il potere più importante, cioè quello di decidere gli investimenti pubblici, si decide il divorzio fra tesoro e banca d'Italia. Quindi in sostanza il tesoro, quando ha bisogno di moneta, non può più chiederla alla banca d'Italia che gliela dà, ovvero non può più costringere le banche ad assorbire i propri titoli a bassi tassi di interesse, che le banche hanno il vantaggio di mettere nelle proprie riserve, sono titoli fruttiferi, non fruttiferi, però a basso tasso di interesse, ma è costretto attraverso meccanismi su cui adesso mi sono dilungato nelle pubblicazioni, tra l'altro sono stato oggetto di una parte importante della mia esperienza professionale, offrono direttamente al mercato questi titoli, i cui tassi crescono, ma poi, come ho dimostrato, crescevano artificiosamente, non è che crescevano tanto quanto serviva per piazzarli, crescevano perché era nella mente della classe dirigente del tempo, che voleva in qualche modo unire e sostituire la classe politica al potere, serviva per spiazzare le possibilità dello Stato di avere una spesa pubblica. Ovviamente il risultato di quella politica miope fu che caddero prima gli investimenti produttivi dello Stato e quindi si ridusse la competitività del sistema Italia, perché ovviamente era più rigida, era più resistente la parte della spesa pubblica cosiddetta corrente, quella per le altre pensioni e ammortizzatori sociali. Quindi la miopia e anche la malafede di alcuni personaggi di cui sono andati, passati come salvatori della patria, ha determinato il contrario dell'ammodernamento del paese. Non ci dimentichiamo che alla fine degli anni 70 l'Italia aveva superato l'Inghilterra e nessuno 30 anni prima poteva immaginare un risultato del genere, aveva quasi appaiato la Francia e stava minacciando la Germania. È in quella situazione che si stabilisce in Europa l'accordo per i cambi fissi. Che cosa significa? Significa i cambi fissi? I cambi fissi significa non solo che i singoli stati sono responsabili della propria bilancia dei pagamenti, cioè di fronte a un disavanzo commerciale non possono svalutare la propria moneta perché si sono impegnati con i cambi fissi. Quindi devono offrire questi titoli ad alto tasso di interesse. Ma far crescere i tassi di interesse
non è influente per l'economia, per cui si crea un meccanismo in cui gli stati più forti, quelli che esportano di più, non tenuti a rivalutare la propria moneta, diventano ancora più forti e possono abbassare i propri tassi di interesse e quindi fare più investimenti in tecnologia per essere più competitivi e ricominciare a esportare di più. Invece gli stati deboli, per compensare le importazioni nette, devono emettere questi titoli, far crescere i tassi di interesse, ma l'aumento dei tassi di interesse determina un allungamento, un accorciamento dell'orizzonte delle imprese e quindi minori prospettive di occupazione per i giovani. Nel 1982-83 io feci uno studio, ero funzionario del Ministero del Bilancio, feci uno studio, fece vedere al Ministro questo studio, facendogli presente che questo sistema avrebbe rovinato il paese, perché il debito pubblico avrebbe nel giro di 5-6 anni superato il prodotto interno lordo e la disoccupazione giovanile avrebbe superato il 50%. Ne parlai anche con il Ministro del Tesoro, che era Beniamino Andreatta, e con alcuni dell'Ufficio Studi della Banca d'Italia, e tutti quanti concordarono sul fatto che la mia analisi era esagerata e che non era possibile che il debito pubblico superasse il PIL, perché allora il sistema sarebbe saltato. E io dico, scusate, se il debito è uno stock, è un fondo, e il PIL è un flusso, perché si deve determinare questa agenda? Cioè, non c'è nessun problema. Se io ho, ad esempio oggi, per farvi un esempio, con 50.000 euro di reddito della mia famiglia vado a chiedere un prestito di 200-250.000 euro alla banca, non dà. E quindi anche un rapporto di 4-5 volte rispetto al PIL è sostenibile. Se è sostenibile per una famiglia, tutto sommato non ha la forza di uno Stato, perché lo Stato, se supera il 100% del PIL, dovrebbe vedere chissà quali catastrofi. E poi mi dissero che le previsioni dell'occupazione giovanile, la disoccupazione giovanile era esagerata, insomma, litigando, me ne andai all'amministrazione per fare anche i lavori. Nell'89 ebbi uno scambio con l'allora incaricato presidente del Consiglio, che era Giulio Andreotti, il quale mi disse: no, sì, dobbiamo cambiare l'economia italiana perché così non può andare avanti, ci dia una mano, eccetera. E io mi disse a disposizione e mi fece incontrare con il suo braccio destro, il quale, come è noto, mi chiese: e cioè, che devo fare per cambiare l'economia di questo paese? Dico: guarda, lei si faccia nominare al prossimo governo Ministro del Bilancio e mi mette in mano tutta la struttura, adesso ci penso io. Poi me ne andai pensando che non sarebbe successo niente, invece mi chiamavano dopo qualche settimana e disse: ah, sono Ministro del Bilancio, vieni qua. E mi sentavo di tutta la struttura, per cui io nell'autunno dell'89 cominciai a cambiare l'economia di questo paese, nel senso perlomeno di rallentare il processo dell'Europa. Poi, insomma, io ho avuto una buona scuola di Federico Caffè, ero un ex ammiratore di Baffi, quindi insomma, voglio dire, non ero un euroscettico, non ero neanche un euro estremista, insomma, pensavo che l'Italia potesse, insomma, dovesse anche guardare l'Europa, ma con i suoi tempi, le sue caratteristiche, le sue peculiarità, cercare di recuperare un po' di sovranità monetaria. Delle cose. In effetti lì lavorai un paio di mesi, 2 o 3 mesi, in cui successe di ferro. Arrivarono al Ministro del Tesoro, Guido Carli, telefonate dalla Banca d'Italia, dalla Fondazione Agnelli, dalla Confindustria e niente meno che un certo Helmut Kohl, il quale era venuto a sapere, non è che conoscesse a me, insomma, era venuto a sapere che c'era questo oscuro funzionario del Ministero del Bilancio che stava cambiando le carte degli accordi. Nel frattempo però, questo passaggio non c'è nell'ultimo libro, ma ci sarà nella seconda edizione che sto preparando, lo stesso Andreotti stava cambiando idea. Cioè, quando mi chiamò a me, quindi siamo nell'estate dell'89, volevano cambiare e non volevano fare quello che ho fatto. Poi che lui stesso andava in giro dicendo che l'unificazione della Germania era possibile. Dopo qualche mese ci fu l'accordo tra Kohl e Mitterrand, per cui Kohl, in cambio dell'appoggio di Mitterrand per la riunificazione tedesca, rinunciava al marco e quindi accettava la prospettiva dell'euro. E Mitterrand appoggiava appunto Kohl nel
nella pianificazione purché si arrivasse a una moneta che in qualche modo proteggesse la Francia. Ma questo accordo prevedeva anche la deindustrializzazione dell'Italia, perché se l'Italia si manteneva così forte dal punto di vista produttivo industriale, quell'accordo per quello che l'Interata era un accordo per modo di dire. Quindi in sostanza la nostra classe dirigente ha accettato una prospettiva di deindustrializzazione del nostro paese, la quale ha funzionato a metà, perché ha funzionato per la parte pubblica, quella diciamo le industrie strategiche che si sono state svendute, privatizzate, demolite, mandate a rotoli. Abbiamo perso tantissime posizioni. Però il grosso della nostra imprenditoria, pur molti casi non realizzando profitti, ha continuato a produrre, nonostante le banche che non davano i prestiti, nonostante la pubblica amministrazione che non aiutava, nonostante il paese che non potendo più fare investimenti in infrastrutture vedeva i costi dei trasporti aumentare di anno in anno vertiginosamente. E quindi praticamente oggi, a distanza di 10-13 anni da quegli accordi, si può dire che tutto sommato qualcosa non abbia funzionato bene anche da quel lato, ci siamo in vivo, diciamo la verità, perché è ovvio che nel momento in cui questi milioni di imprenditori continuano a produrre nonostante tutto e nonostante tutti, continuano a non essere aiutati, non riuscissero a intravedere una situazione di miglioramento, gettassero la spugna, allora finiremo altro che la Grecia, altro che la Siria. Non ho idea di come finiremo, e questo è un problema. Ma torniamo al modello. Ora, il modello proposto dagli interessi degli arcivisti è un modello opposto a quello che abbiamo sperimentato durante gli anni 40, 50, 60, 70, cioè un modello con costi crescenti. Modello con costi crescenti prevede che ci sia un mercato dove è più facile entrare, ma c'è un grande, ma è necessario ridurre i salari, le spese per l'ambiente e per la salute sono considerate dei costi da minimizzare, e nel sistema della globalizzazione, altro elemento di sostenibilità, viene premiato il produttore peggiore, cioè quello che non paga gli operai, che fa lavorare i bambini, che non tutela l'ambiente, che non considera le problematiche della salute, perché in questo modo minimizza i costi. Cioè questo è un modello insostenibile, perché a livello di microeconomia ciò che è considerato costo, cioè il lavoro, l'ambiente, la salute, deve essere minimizzato, mentre poi dopo in macroeconomia queste stesse cose dovrebbero essere, essendo valore, massimizzate. Allora, fino agli anni 80 abbiamo avuto dei governi che si preoccupavano di compensare questa fondamentale caratteristica dei sistemi capitalistici, questa schizofrenia che ho cercato di spiegare adesso. Dopodiché i governi si sono tutti avvertiti dalla parte della riduzione dei costi, della riduzione del costo del lavoro, della flessibilizzazione, della precarizzazione, e il risultato finale è stata una insostenibilità dei nostri sistemi. Questo, diciamo così, dal lato dell'economia reale, che secondo me è l'origine di sostenibilità del modello economico reale, anche perché, ultima considerazione di questa parte, nel modello con costi crescenti, quello dell'economia marginalista e liberista, il grande optional, o meglio, un qualcosa che ostacola e che deve essere tolto di mezzo alla democrazia, perché sia i sindacati, ricordatevi la politica della Thatcher, sia la stessa democrazia, è un orpello che determina problematiche, perché se i salari devono essere ridotti, le condizioni di vita della gente devono peggiorare, eccetera, eccetera, perché così è solo così, non si vede poi dove è che spunti l'etica, da dove se la sono occupata, quale cappello, da quale cilindro, hanno fuori l'etica, è chiaro che anche la democrazia è un qualche cosa che non ci si può permettere. Quindi bisogna fare molta attenzione alla connessione tra cultura economica, economia e politica, perché se no ovviamente si rischia poi di predicare in un modo ma dovrebbe poi raccogliere in tutt'altra maniera. Ora, abbiamo visto che questo modello, formalmente chiamato della globalizzazione, è un modello insostenibile dal punto di vista anche economico, perché tutti i paesi dovrebbero esportare di più, e che non è possibile, che tutti
esportino di più. È possibile che alcuni esportino e altri importino, ma non è possibile che tutti esportino di più. E poi c'è una corsa al ribasso per i costi che determina una svalorizzazione del lavoro, dell'ambiente, della salute, che ad un certo punto diventa insostenibile. Riprendiamo il discorso dagli anni 80 e dalla flessibilizzazione del mercato del lavoro. Facciamo l'esempio degli Stati Uniti d'America. Nel corso degli anni 80 questa flessibilizzazione determina una riduzione dei redditi da lavoro delle famiglie del 40%. Se l'economia si fosse dovuta adeguare a questa circostanza e si fossero quindi ridotti anche i consumi e la produzione del 40% alla fine degli anni 80, chiaramente la crisi sarebbe venuta prima e il film che stiamo vedendo sarebbe stato tutt'altro. Invece intervengono le banche, le quali danno prestiti alle famiglie dei lavoratori, le quali cominciano ad andare in borsa, perché nel frattempo, a partire dal 92, i corsi obbligazionari sono crollati. Conseguentemente tutta la finanza si è buttata sul mercato azionario, perché ovviamente quello obbligazionario non era più conveniente, perché era crollato quel sistema nel 92. Allora le banche prestano i soldi alle famiglie, le famiglie investono in borsa e questo giochino funziona dal 92 al 2001, che è l'inizio di questa crisi, come vediamo meglio, e con i guadagni di borsa pagano gli interessi alle banche e pagano la differenza tra il loro reddito, diminuito da lavoro, diminuito del 40%, e il livello dei consumi che riescono a mantenere, e si evita la crisi. Quindi in un certo senso le banche funzionano da un settore sociale. Perché nel corso degli anni 90, cioè in questo periodo di boom delle borse, non avviene un recupero dell'occupazione? Noi economisti durante gli anni 80 dicevamo: l'occupazione cede perché i tassi di interesse sulle obbligazioni sono troppo alti, e quindi tutto il ragionamento finanziario che iniziamo, perché impediva ovviamente la convenienza a fare quegli investimenti che erano magari profittevoli, ma nell'economia reale erano profittevoli, ma non così profittevoli come l'acquisto di obbligazioni. Poi se si vanno a vedere i bilanci durante gli anni 80, sia delle grandi imprese private sia delle grandi imprese pubbliche, si vede che il 50% dei profitti erano destinati all'acquisto di BOT e CCC. Questo era il motivo per cui noi economisti nel corso degli anni 80 pensavamo che era calato l'occupazione. E ci aspettavamo con il crollo dei corsi obbligazionari che l'occupazione si sarebbe ripresa. E non capivamo perché non si riprendeva. Finché ci si accendeva la lampadina. I grandi investitori istituzionali e i fondi pensione, che avevano lasciato il mercato obbligazionario all'inizio degli anni 90, ma si erano impegnati già durante gli anni 80 con i loro sottoscrittori a corrispondere tassi di rendimento dei capitali intorno al 7% netto dell'inflazione, cioè reale, erano entrati in borsa, ma non da, come i normali risparmiatori, azionisti di minoranza, ma da azionisti di controllo, perché erano estremamente grandi, e quindi imponevano al management a qualunque costo di avere il 7% all'anno. Obiettivo semplice per la economy, delle industrie di punta, eccetera, ma difficilissimo di fare comunque un profitto per le imprese che avevano completato il ciclo del prodotto, che erano dei comparti tradizionali, via dicendo. A quel punto i fondi pensione che avevano acquistato le azioni di queste aziende imponevano al management tagli del personale, licenziamenti degli operai più qualificati, chiusura dei centri di ricerca, sospensione delle attività di marketing, allo scopo di risparmiare risorse per portare a quel maledetto benedetto del 7%. E quindi ovviamente per questa ragione l'occupazione non cresceva, ovvero non cresceva l'occupazione precaria, ma si riduceva l'occupazione stabile. Nel 2001 comincia l'attuale crisi. Come comincia? Quando gli operatori osservano, tra la fine della primavera e l'inizio d'estate di quell'anno, che i corsi azionari si stanno riducendo, cioè che il rendimento delle azioni non è crescente, ma è decrescente. A
quel punto cominciano a svendere e a speculare al ribasso, come è normale nella loro dinamica. Ma perché il ciclo del prodotto si era così ridotto? Perché evidentemente quelle tecnologie su cui si puntava avevano bisogno di elettricità e di telefono, ma la metà degli abitanti di questo pianeta non ha né elettricità né telefono. Per cui, in sostanza, i rendimenti erano diventati decrescenti prima del previsto. Inizia la crisi. A questo punto le banche hanno due possibilità. O continuano a dare i prestiti, ben sapendo che non possono essere restituiti, e quindi cominciano operazioni di derivazione, perché da una parte si sono impegnati con i loro sottoscrittori a corrispondere a determinati rendimenti. Finché non c'è la ripresa, questi rendimenti non possono essere generati dall'economia reale, perché è chiaro che la grande bufala dei nostri tempi è che dalla finanza si possa stabilmente ricavare di più che dall'economia reale, che non è sostenibile nel lungo termine, non è possibile. E dunque le banche a questo punto cominciano a fare operazioni di derivazione, vari tipi di catene di Sant'Antonio, le quali sono giustificate a livello di tecnica bancaria nel brevissimo termine. Ma che cosa succede? Che di trimestre in trimestre, di semestre in semestre, di anno in anno, osservatori, economisti, centri studi, tutti su chi paga le stesse banche, prevedono che ci sarà una ripresa. Non si sa perché. Tutti prevedono questa ripresa, ma nessuno spiega in base a quali motivi c'è questa ripresa. Dov'è che c'è l'aumento? Da dove proviene l'aumento del reddito che consente la ripresa? Nessuno lo dice, ma ci sarà la ripresa. Conseguentemente continuano le operazioni di derivazione. Risultato, in 10 anni abbiamo accumulato 1 milione di miliardi di titoli derivati e 3 milioni di miliardi di titoli vari, prevalentemente tossici. Ora, 4 milioni di miliardi rispetto ai 70.000 miliardi di PIL mondiale, capite che è qualcosa come 6 per 7, 42 circa, voglio dire, sono 60 volte il PIL mondiale in titoli tossici, di questo stiamo parlando. È normale quindi che queste banche, come direbbe qualcuno, questi criminali abbiano bisogno di liquidità per gestire questa situazione. Il 15 settembre del 2011, sempre sto 15, la svolta, la Fed annuncia che sosterrà le banche illimitatamente. Intanto si è venuti a conoscenza del fatto che nei 3 anni precedenti la Fed ha autorizzato mezzi monetari per 16.000 miliardi, quindi di più del PIL americano, di più del debito pubblico americano, e chiede all'Europa di fare altrettanto. Per far questo si presenta il 23 settembre al vertice europeo in Polonia, il numero 2 della Fed, e viene cacciato fuori, perché l'Europa non farà mai di queste cose. Passa un mese e Trichet, approssimarsi del passaggio di consegne con Mario Draghi, sogghigna e dice qualcosa dovrà cambiare nella nostra politica monetaria, e lascia le consegne a Draghi. Al vertice europeo del 23 ottobre passa una noticina, un emendamento, cito nel mio ultimo libro, che riporto nel mio ultimo libro, in cui la BCE è autorizzata a fornire mezzi monetari alle banche, anche utilizzando vari fondi, eccetera, eccetera. Il 15 ottobre Mario Draghi dichiara, diventato governatore della Banca Centrale Europea, dichiara che gli indignados hanno ragione, e a partire da quella data comincia, poi lo spiegherà, lo annuncerà, eccetera, a fornire illimitati mezzi liquidi alle banche per evitare la crisi di liquidità. Allora, la prima domanda che ci poniamo è, allora, la prima conclusione di questo è che non c'è una quantità di moneta tale da determinare l'inflazione, ora, da immettere nel sistema,
perché le capacità produttive e tecnologiche oggi di cui l'umanità dispone sono tali e tante per cui non si creerà mai in queste condizioni una situazione in cui la gente ha la moneta ma non ci sono i prodotti. La prova di ciò è stata quando si è manifestata la protesta dei furgoni in Sicilia. I camionisti hanno bloccato l'approvvigionamento ai negozi e ai supermercati di cibo e i prezzi sono schizzati in alto perché non c'era più cibo. Ma al di là di una strozzatura, diciamo, voluta e meccanica, noi abbiamo cibo, medicine, vestiario per tutta l'umanità e di più in questo momento. Questa è la prima cosa che dobbiamo considerare. La seconda cosa, se ci sono decine di migliaia di miliardi di dollari e di euro, perché non ce n'è qualche centinaio per fare la ripresa? In Europa ci vogliono circa 500 miliardi di moneta sovrana o di spesa in disavanzo o di emissione di titoli a tassi di interesse inferiore all'inflazione per avviare la ripresa. In Italia centinaia di miliardi non sono cifre astronomiche, poi vediamo come in Italia si possono trovare questi soldi. Perché non c'è qualche decina di miliardi per fare un vero welfare e dare comunque un reddito a chi non ha lavoro e consentire di sostenere la domanda? Perché non c'è qualche miliardo per fare funzionare gli ospedali, le scuole, le autostrade? Questa è la prima cosa che la politica dovrebbe chiedere, così come abbiamo avuto migliaia di miliardi di aiuti alle banche, perché non ci sono questi altri soldi per fare queste cose? Questa è la prima cosa. Allora, quello che a me scandalizza della politica non è accettare o ignorare che vengono forniti migliaia di miliardi alle banche per aiutarle dei disastri che le stesse hanno prodotto, ma il fatto che non si chiede in cambio nessuna contropartita. La prima e fondamentale contropartita sarebbe stata quella di chiedere una netta separazione tra chi fa attività finanziaria e speculativa e chi deve prestare soldi all'economia. Questa è la prima cosa che occorre fare anche per impedire che continuino, che aumentino i derivati, che aumenti la valanga di titoli tossici che ci potrebbe cascare addosso. La seconda cosa è ripristinare la sovranità monetaria. Allora, delle due l'una: o gli stati accettano il pareggio di bilancio e quindi spendono solo le tasse per fare il proprio funzionamento, ma allora ci deve essere un'altra istanza, quella europea, che fa le spese di disavanzo, le spese della ripresa, le spese per gli investimenti produttivi di cui abbiamo bisogno e c'è la possibilità. Se l'Europa non è disponibile a ciò, è chiaro che è meglio andare da soli e lasciare perdere l'euro, lasciare perdere questa Europa, perché attualmente il destino dei paesi mediterranei è una rovina sempre maggiore. E se la prospettiva è quella, è meglio andarsene prima, quando ancora si hanno forze ed equilibri sociali sostenibili da questo sistema, se il sistema non si riforma. E qui c'è un grande dubbio. Se è vero che le banche, e in primis la Deutsche Bank, ha beneficiato dei differenziali nei rendimenti dei titoli e dei debiti sovrani, e quindi più aumentavano gli spread più guadagnavano, quello che io chiamo la fase 1, e quindi pompavano perché questi paesi si indebolissero e dovessero offrire i propri titoli a tassi di interesse più alti perché le agenzie di rating dicevano che erano meno affidabili. Ma adesso stiamo entrando nella fase 2, cioè queste banche, la Deutsche Bank in primis, sono piene di CDS, cioè di titoli assicurativi, che significa che adesso, arrivati al culmine, siamo alla Grecia, scommettono sulla loro caduta, sul loro default, sulla loro fine, perché questi titoli assicurativi si valorizzano in base alla gravità della crisi del paese assicurato, ma il titolo porta beneficio a chi ha comprato il titolo, non al paese che va in rovina.
È come se praticamente io fossi in possesso di un titolo assicurativo che mi dà un indennizzo se brucia la sua casa. Dopodiché vado a appiccicare fuoco a casa sua e gli prende i soldi. In queste condizioni non è che la merda è stupida, e un giorno dice una cosa, un giorno dice un'altra, un giorno del tema, eccetera. Sta semplicemente facendo gli interessi della Deutsche Bank e delle banche tedesche e indirettamente delle altre banche che hanno questi titoli nei loro portafogli. Ora il problema, per cominciarmi a avviare verso una conclusione, è che la Germania ha un modello di economia reale al suo interno, il cosiddetto modello renano, che è un modello sano, che si basa su bassi tassi di interesse, alti investimenti in tecnologia, alti salari e buona funzionalità del sistema, grazie a queste circostanze. Un sistema difficile da esportare, perché basta che ci sia un po' di inflazione e anche passando, per esempio, dal 2% di inflazione al 3% di tasso di interesse, già il modello si acceppa, come è successo infatti alla Germania nel passaggio dal marco, che la Germania è l'unico paese che aveva i tassi di interesse più bassi e li ha avuti più alti con l'euro, che c'è stato un certo livellamento dei tassi almeno all'inizio. Il problema è che poi la Germania non pretende di esportare il proprio modello, perché allora sarebbe sostenibile la situazione europea, ma pretende solo di esportare i propri prodotti. Quindi vorrebbe in pratica essere egemone, ma non finanziare questa egemonia. Tutti i paesi che hanno esercitato una egemonia geopolitica, per esempio gli Stati Uniti d'America, hanno accettato strutturalmente, quasi sempre, grandi disavanzi commerciali, cioè hanno aiutato i propri partner importando i loro prodotti, poi hanno imposto i modelli di sviluppo e non solo i modelli di sviluppo. Vedete, per esempio, questo è molto importante, che la Cina sta cambiando, sta abbandonando la politica delle esportazioni selvagge che ha perseguito finora e sta puntando sulla crescita della domanda interna, sta cominciando a puntare forse sulla crescita della domanda interna. Se è così, la Cina vedrà ridursi notevolmente le proprie esportazioni, ma darà tante opportunità ai suoi partners. E non ci dimentichiamo che recentemente ha siglato un accordo con il Giappone per escludere il dollaro dalla loro area di influenza. Questo mi sembra un passaggio cruciale per quello che ci aspetta. Ovviamente, se andiamo a vedere come si stanno dipanando gli investimenti militari, le spese militari, c'è solo che da tremare, ma questo è un altro discorso. Lo faremo meglio in un'altra occasione. Quindi il problema è che la Germania, da una parte, applica al proprio interno un modello di economia reale sostenibile, dall'altra vuole guadagnare sugli spread e adesso sui titoli assicurativi a livello finanziario, cioè accetta che i rendimenti delle attività finanziarie siano maggiori dei rendimenti delle attività reali, e questo invece è solo fonte di squilibrio, di confusione e quant'altro. Mi avvio alla conclusione. Continuare così ci porta alla catastrofe, ci porta alla rottura sociale, ci porta a vedere sempre più disoccupazione, sempre più suicidi, sempre più un cattivo funzionamento del sistema. Quindi o l'Europa cambia e fa prioritariamente quelle due cose che indicavo prima, cioè la separazione fra i soggetti che fanno attività speculativa e le banche, e il ripristino a un qualche livello della sovranità monetaria, anche con l'Eurobonds a bassi tassi, quello adesso si può vedere, il bonus a progetto, adesso qualcosa, ma qualcosa che rilancia la ripresa. Oppure, nel male minore, uscisse. L'Italia ha grandi risorse, grandi possibilità nei rapporti con Sud America, con Nord Africa, con i Balcani, con la Russia. La sua moneta potrebbe essere sicuramente accettata. Ci sono delle problematiche a livello di commercio estero che ovviamente vanno affrontate, ma non sono risolvibili. Soprattutto sono sicuramente impostabili oggi, mentre fra un anno forse ci troveremo in una situazione di maggiore difficoltà, quindi è meglio farlo oggi farlo tra un anno che dopo che sarà saltato tutto quanto il sistema.
Quindi anche all'interno dell'Italia, se ripristiniamo la nostra sovranità, occorre separare i soggetti che fanno attività speculative finanziarie da quelli che prestano denaro all'economia e fare in modo che le banche prestino denaro a bassi tassi di interesse alle imprese, alle famiglie che hanno determinate condizioni, ovviamente. Secondo, il ripristino della sovranità monetaria. Terzo, è possibile togliere il debito pubblico dal bilancio dello Stato allo scopo di eliminare la piaga di esageratamente elevati avanzi primari, costituendo un sistema di gestione del patrimonio pubblico da reddito che garantisca il debito pubblico. In questo modo noi toglieremo dal bilancio dello Stato per 80 miliardi di interessi che fanno la differenza fra l'avanzo primario che esclude gli interessi sul debito e il disavanzo che andiamo a registrare ovviamente in condizioni di crisi in modo crescente, perché non c'è la ripresa, il disavanzo è destinato ad aumentare per ovvie ragioni. E in questo modo abbiamo già i mezzi monetari per rilanciare lo sviluppo, perché le tasse che gli italiani pagano sono sufficienti per fare funzionare il sistema Italia e per fare gli investimenti per la ripresa. Diventano insufficienti quando gli italiani devono anche pagare gli interessi sui titoli del debito. Anche perché ci sono debiti pubblici come quello giapponese, 2,5 volte il PIL, che pagano. Primo, sono comprati soprattutto dalle famiglie giapponesi e poi pagano solo con 1%, è sostenibile. La insostenibilità del nostro debito non è la massa del debito, perché rispetto alla ricchezza nazionale non è un problema. È l'esagerata elevatezza dei tassi di interesse dei servizi del debito che è insostenibile e determina la necessità, tra virgolette, di avere degli avanzi primari insostenibili. Questo è il problema. Quarto punto. Bisogna pensare a una completa modificazione del posizionamento dello Stato e della pubblica amministrazione. Cioè oggi lo Stato italiano e la pubblica amministrazione sono posizionate fra la legalità e l'irregolarità. Pensate per esempio, per fare l'esempio peggiore, ad Equitalia. Questo significa che in pratica tutti coloro che sono in condizione di non aver pagato una cosa, di non aver messo un bollo, una firma, di aver sbagliato una riga della dichiarazione dei redditi e cose di questo tipo, di essersi dimenticati di aver pagato una tassa o cose del genere, sono trattati come se fossero dei criminali. E questo ovviamente riduce la credibilità e la collaborazione tra cittadini e istituzioni e crea un'alleanza di fatto tra il mondo criminale e irregolare, che purtroppo in Italia, lo sappiamo, sono parecchie decine di milioni, perché è quasi impossibile con tutte le leggi che ci sono rispettare tutte quante. Io qui ho un'altra parentesi autobiografica, perché quando sono stato direttore generale della cooperazione al Ministero del Lavoro, ovviamente c'era una legge che me lo consentiva, potevo piazzare invece i miei funzionari, ispettori, impiegati, quello che erano, tra l'irregolarità e l'illegalità. Quando riscontravano nei loro controlli delle gravi irregolarità, facevano denunce gravi di irregolarità di finanza, eccetera, e ce ne vanno anche. Quando c'erano delle irregolarità, non è che dovevano fare solo il verbale e la multa, assolutamente no, dovevano andare a sistemare direttamente la irregolarità, cioè dovevano prendere il bilancio di questo disgraziato e dire: guarda, hai sbagliato la riga, no, te lo scrivo io, ricordati la riga C, non è la riga B, ma non che gli facevano la multa e gli buttavano la croce addosso. Questo deve cambiare in Italia. Il giorno che cambierà questa cosa, che lo Stato cioè si posizionerà fra irregolarità, che tratterà benignamente, anzi accomoderà direttamente, e illegalità, che dovrà trattare con il massimo dei poteri, a quel punto noi cominceremo a vedere la luce di un'alba che ancora nei rapporti tra amministrazione e cittadini non abbiamo potuto vedere. L'ultima cosa che la dico così a passare è che, sempre collegata diciamo con il discorso della sovranità monetaria, è la possibilità comunque di emettere monete complementari. Quindi nel mentre si trova una classe politica che ci salvi e che andiamo a farci salvare, da qui ci andiamo a farci salvare,
speriamo di ci salvare anche dalla prossima fase politica, perché questa sinceramente mi sembra ormai alla finita. Dal territorio, localmente, è possibile costruire delle monete complementari, perché vi faccio un esempio banale. Se uno sa fare scarpe, uno sa fare camicie, uno sa fare pane, uno sa fare vino, uno sa fare servizi di cura della persona, eccetera, eccetera, e siete tutti disoccupati perché i prodotti della globalizzazione costano talmente di meno, magari sono di cattiva qualità, ma costano talmente di meno che voi siete spiazzati. Invece, se i vostri prodotti si possono comprare con una moneta alternativa, mentre i prodotti della globalizzazione non si possono pagare con una moneta locale, alla fine sarà possibile con questa monetina sovrana comprare questi prodotti e fare circolare la moneta. Se poi siamo bravi, siamo italiani, a produrre sul territorio un'eccedenza di quel prodotto, lo possiamo esportare, ma a questo punto a un prezzo arbitrario in moneta internazionale, perché essendo un'eccedenza non sono più legato al parametro del costo. E questa è una grande cosa su cui dobbiamo riflettere, intanto che si possono determinare le condizioni di quel cambiamento di cui abbiamo parlato. Grazie.